Ciao ragazzi, bentornati nel canale, sono Pietro VRN, oggi si riporta nuovamente il mondo di Farming Simulator 22 con un altro appuntamento della serie qui nella The Valley, The Old Farm. Ragazzi, oggi si fa una bella trebbiata d'orzo perché è pronto il terreno numero 62, quello più vicino qui alla mia farm, quindi non perdo altro tempo, salgo a bordo del mio 180-90 e mi aggancio subito il rimorchio. Oggi devo fare una bella volata, vorrei fare questa bella trebbiata d'orzo, quindi direi di non perdere altro tempo. Mi vado chiaramente ad agganciare il rimorchio, togliamo anche la copertura, prendiamo anche le luci, perfetto. E dirigiamoci più o meno da questa parte. Chiaramente ho già trasferito nuovamente sotto al capannone la trebbia che andrò ad utilizzare. Allora, questa la lasciamo qui. Andiamo a prendere possesso nuovamente della New Holland, che riprende a lavorare, ragazzi, dopo un certo periodo di tempo. È arrivato il momento. Prendiamo qui le luci nuovamente. E direi di mettere qui il carrellino portalama e poi ci dirigeremo in campo. E lo direi che qui va bene, ormai questo è il pozzo, ragazzi, del portalama. Ormai quest'area, come potete vedere, si sta attrezzando un po' di tutto punto. Ho aggiunto ulteriori produzioni, ho cercato, diciamo, di organizzarmi anche a livello di piccole zone dove andare poi a riversare tutti i vari bancali che riesco a produrre e via. E dirigiamoci in campo. Credo di avere, sì, ho selezionato anche la paglia perché chiaramente da questo bel campo di orzo andrò anche a ricavare della paglia, tanto fa sempre comodo. E allora abbassiamo, accendiamo e facciamo un bel giro campo, poi procederò per lungo. Via! Perfetto, nel frattempo facciamo due chiacchiere. Ragazzi, si torna nuovamente su Farming Simulator 22, si torna nuovamente nella mia azienda agricola. Oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, torno finalmente a trebbiare sui miei campi, dopo un'attesa direi infinita. Era inevitabile. Ho notato che questo campo finalmente è pronto, quindi mi sono fiondato per cominciare ad intervenire oggi. Per il resto, cosa dire, come avete avuto modo di vedere, la vita in farm prosegue alacremente con l'aggiunta di produzioni e comunque con il doversi occupare chiaramente dei bancali e degli animali. Direi che non rimango mai fermo. C'è sempre qualcosa da fare.
E allora qui ci fermiamo. E adesso procediamo per lungo, via. Quindi mi sono occupato, ragazzi, chiaramente sempre dell'alimentazione del bestiame. Mi sono occupato di trasferire, come avete avuto modo magari di notare, ulteriori bancali di lana nella fabbrica dei tessuti. E ovviamente anche per quanto riguarda le mele, ho caricato altri bancali nel rimorchio, attendo solamente un buon prezzo per fare una bella vendita, ma anche di uova volendo. Per quanto riguarda invece quest'orzo, ho pensato invece di impiegarlo non per rivenderlo né per occuparmi di alimentazione animale, perché tutto sommato riesco a districarmi anche su questo punto di vista, ma vorrei impiegare oggi questo orzo per una produzione che andrò ad avviare proprio in questo episodio. Ok, adesso l'abbassiamo. Questo alberello crea sempre dei problemi. Proviamo a muoverci, va bene. Ecco perché, ragazzi, faccio sempre questo girocampo per cercare ovviamente di non avere problemi e muovermi più spedito. Però c'è sempre qualche alberello che crea dei problemi. In ogni caso, siamo venuti a capo adesso. Li fermeremo e andremo a svuotare. Ecco, fermiamoci qua. Serve il 180-90, mi fiondo. Ok, qui come potete vedere tessuti a go-go che sto chiaramente accumulando un po' dappertutto per una futura vendita, anche se nel mio interesse vorrei anche poterli convertire a loro volta anche magari in una produzione di abiti. Ci sto pensando, ragazzi, potrebbe essere anche molto remunerativa la cosa. Ok,
È sempre molto lenta la granella quando fuoriesce da questa mietitrebbia, ma pazienza. Ho trasferito anche il rimorchio che si trovava, se vi ricordate bene, nella stalla, diciamo nei capannoni della stalla suina. Ok? E torniamo a trebbiare. Queste andane poi le andrò, ragazzi, ad imballare per fare ulteriori balle di paglia che poi chiaramente andrò a stoccare nel capannone e comunque andrò subito ad impiegare per il bestiame. Un circolo continuo, ragazzi, non ci si ferma mai. Per esempio, è anche pronto un campo in erba, quello che si trova proprio di fronte alle produzioni, ma ovviamente non me la sentivo oggi di portarvi un nuovo appuntamento relativo a una falciatura d'erba, quello me ne occuperò chiaramente in privato, ma questo per dirvi che quel terreno lo utilizzo parecchio per il mio bestiame, quindi in privato ho sempre una fonte di erba, di fieno e anche di insilato. Molto remunerativa e sempre continua. Campo in erba, bello grande, è sempre una delle condizioni e delle priorità che attivo sempre in ogni mappa che avvio qui su Farming. Non deve mancare mai un bel campo in erba. Ok, passiamo. Un lavoro accurato soprattutto perché così lavorerò meglio poi durante le fasi di imballaggio con l'imballatrice. Campo che, come vi ho sempre detto, presenta qualche piccolo avvallamento e qualche ondulazione di troppo, però tutto sommato si lascia lavorare bene. Ok. Qui abbiamo finito.
Riversa anche questo. Faccio direttamente. Qui mi devo avvicinare allora, ragazzi. Ok, adesso il trigger ha preso, perfetto. E nel frattempo penso anche a quello che devo fare dopo, perché ragazzi questa granella, ripeto, non l'andrò a vendere, non l'andrò a stoccare, ma l'andrò ad utilizzare per una produzione che ho affiancato a quella del tessuto e che mi veniva in mente di aprire già da un pezzo, ma vorrei approfittarne adesso. E chiaramente la produzione del realizzare della farina proprio dall'orzo, che è una delle colture che riesce a produrre, almeno per quella fabbrichetta, una quantità di farina sicuramente superiore alla media. E allora, riprendiamo possesso del Fiat Tagre e andiamo anche ad aprirla, quella fabbrichetta, giustamente. Abbiamo i battenti nuovamente. Allora, vediamo un po'. Quindi, frumento da fare, frumento, orzo, avena, sorgo, facciamo chiaramente orzo, farina dall'orzo, quindi attiviamo questo, ok, come potete vedere questa fabbrichetta mi regala con 30 unità di orzo ben 23 di farina, però questa fabbrichetta mi può fornire anche dei bancali di cibo per i suini, anche se noi non l'andremo a preparare. E quindi questo cibo per i suini come prodotto in uscita lo mettiamo direttamente in vendita, quindi per evitare di avere troppi bancali di svariato tipo nello stesso trigger. Non ne sento la necessità, ovviamente. Ok, andiamo a riversare. Perfetto. A questo punto, ragazzi, io devo fare una cosa. Come vorrei anche approfittare di queste andane già belle e preparate per cominciare ad imballare, quindi io vado a prendere subito l'imballatrice, che si trova chiaramente sotto al capannone, quindi rimetto in azione anche l'imballatrice. Eccola qua. Un po' di tempo che non l'azionavo, quindi andiamola, questa John Deere, la 690, la andiamo a preparare. Allora, questa la togliamo via, aspettavo chiaramente di arrivare qui nelle vicinanze, ovviamente, per richiudere tutto e andare via. Una bella imballa,
Mi di trebbia questa New Holland. Poi penserò chiaramente a trasferire la lama nel carrellino portalama, eccetera, eccetera. E allora vediamo un po'. Direi di partire da qua. Andiamo ad abbassare, dispiegare, accendere. Scendere, andare via. Ok, farò delle balle da 180. Delle balle proprio piccoline, piccoline, ragazzi. Lo solito alberello, ma questo prima o poi, ragazzi, salta via. A proposito di alberi, quasi quasi qualche volta torno ad occuparmi anche di alberi e legna, è un po' di tempo che. Non me ne occupo. Vedremo. Ok. Cercando ovviamente di farle cascare chiaramente all'interno del campo, in modo tale che poi la raccolta sia efficace. Ok. Poi farò per ultimo il girocampo, ma per adesso mi interessa occuparmi di queste andane. Ovviamente non verrà fuori un quantitativo, però ciò che mi interessava, ragazzi, è comunque raccogliere da questo terreno tutto quell'orzo e mettere in attività quella produzione. Ecco. Poi questo terreno lo andrò a lavorare, anzi, devo controllare una cosa. Infatti, poi ci vorrà anche la calce. Quindi devo nuovamente ripristinare per bene questo terreno. Chiaramente. E allora. Proseguiamo qui, facciamo il girocampo adesso. Vediamo di raccogliere tutto. Ok.
facciamo anche qua. Dovrei riuscire ad ultimare un'altra balla, sicuramente. Ok. Mi sa che non basta per un'altra. Quella di là, ok. Poi andiamo a spegnere. Il resto la raccoglierò chiaramente sfusa. Me ne occupo subito. E allora andiamo a prendere il... raccoglierba, quindi... vediamo. È vuoto, dovrebbe essere vuoto, perché ultimamente non l'ho impiegato. Vediamo un po'. Ottinger vuoto, sì, perfetto. Allora lo raccolgo con questo. Giusto per non lasciare residui. Perfetto, lavoro pulito ragazzi. Questo mettiamo qua. Allora devo fare un'ultima cosa ragazzi. Questo possiamo anche staccare tutto e spegniamo. Devo vedere se riesco a scaricare i residui, le balle che sono all'interno dell'imballatrice. E allora, scusate un attimo. E allora, ah, ecco. Perfetto. Ok. Era quello che volevo fare, ragazzi. Perfetto. A questo punto, vabbè, le balle sono qua. Le togliamo, chiaramente. Togliamo prima questo. E già che ci siamo, completiamo con una bella raccolta. Quindi questa la vado a trasferire nuovamente sotto al capannone. Mi vado a prendere chiaramente il raccogli balle, via. Allora tu, parcheggiato. Ok. E allora il raccogli palle si trova da questa parte, via. Sì, almeno completiamo anche con questa bella raccolta, via. Di qua. E qui ragazzi devo svuotare necessariamente tutto questo liquame che ormai quasi sborda dal... quindi dovrò necessariamente impiegarlo per fertilizzare. Quasi quasi lo userò su questo campo già pronto, o su quello più grande
una volta che avrò raccolto, avrò falciato l'erba, non lo so. Ci vedremo. Allora, nel frattempo, cominciamo a raccogliere. In qualche modo tutto quelli qua me lo devo impiegare, ragazzi, c'è poco da fare. Ho messo male. Raccogliamo prima questa e poi torno nuovamente su quella. Ok. Va bene. Perfetto. E allora è rimasta questa e quell'altra. La raccolgo subito. Perfetto. Ok, quindi 6 balle, direi che posso ritenermi, ragazzi, soddisfatto. Qui vado a richiudere e adesso direi di trasferirle direttamente sotto al capanno. Attenzione qui. Ok. E allora dobbiamo andare da quella parte. Ok. Andiamoci qui, più o meno. Cominciamo a scaricare. Perfetto. E anche questa è andata, ragazzi. Quindi ulteriori balle nel capanno. E io direi, ragazzi, di fermarmi qui. Perché il tempo, chiaramente, come di consueto, è volato via. Ed è arrivato il momento dei saluti. Ragazzi, che dire, spero che anche questo ennesimo appuntamento qui su Farming Simulator 22 nella The Valley vi sia piaciuto. Io come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta da parte mia. Ciao ciao ciao.